Buongiorno a tutti. Oggi iniziamo così, con queste frasi. Chiediamo che i compiti a casa siano aboliti, nella scuola dell'obbligo. Perché? 1. Sono inutili. 2. Sono dannosi. 3. Sono discriminanti. 4. Sono onerosi. 5. Sono impropri. 6. Sono prevaricanti. 7. Sono limitanti. 8. Sono stressanti. 9. Sono assurdi. 10. Sono malsani. Quello che vi ho letto è il manifesto di Basta Compiti. E oggi abbiamo qui con noi il fondatore di questo movimento, che è il professor Maurizio Parodi, che io ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Maurizio. Salve, grazie dell'invito. Maurizio Parodi è un dirigente scolastico, un pedagogista, un formatore, autore di molti saggi, oltre ad essere appunto il fondatore di questo movimento. Sono dei punti ben definiti, aggettivi duri anche, che lasciano poco spazio forse all'immaginazione, ma noi vogliamo sapere invece avere le spiegazioni, ci piace sentire le spiegazioni. Allora io ti chiedo se puoi dirci questi punti, cosa significano? Sì, si tratta di un manifesto, quindi necessariamente diciamo l'enunciazione è sintetica e molto asseverativa, insomma quasi perentoria nei toni, però rimanda a riflessioni approfondite e rigorose che sono documentate anche nel nostro archivio, l'archivio di Basta Compiti, www.bastacompiti.it, il nostro sito, dove abbiamo raccolto un'ingente documentazione a sostegno della campagna, che muove da alcune considerazioni di buon senso, non necessariamente di buon senso pedagogico, di buon senso. Intanto, il primo punto, possiamo partire da qui, l'inutilità dei compiti. Ora, i compiti sono inutili perché lo studio prettamente nozionistico che richiedono non consente di acquisire conoscenze apprezzabili e competenze significative. È un sapere usa e getta, cioè si ricorda quel tanto che basta per poter superare la verifica, l'interrogazione, dopodiché non rimane nulla. Cioè non c'è insegnamento, è un impegno che non lascia il segno. Dopo qualche mese ricordano poco o nulla questi bambini e questi ragazzi. Quindi un sapere usa e getta. Diciamo, non c'è bisogno di scomodare gli studi dell'OCSE, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, eccetera. Basta avere un minimo di esperienza da genitore, insomma. Lo vedo anche con mio figlio, dopo un paio di mesi di queste nozioni accatastate, affastellate in modo così artificioso, rimane veramente ben poco. Quindi non ci sono, diciamo, conoscenze e competenze apprezzabili che possano essere acquisite attraverso questa modalità. Quindi sono sicuramente inutili. Ma se, peggio, come dicevi a proposito del secondo punto, sono dannosi. Sono dannosi perché procurano rigetto per lo studio, ripugnanza nei confronti della scuola, trasformano il libro, come scrive icasticamente Daniel Pennac, trasformano il libro in un corpo contundente, nella materializzazione della noia. Non è un caso che i nostri studenti siano tra i più stressati d'Europa, i più disamorati nei confronti della scuola. Quindi procurano, non consentono, proprio perché inutili, acquisizioni significative e peraltro suscitano pulsioni di rigetto nei confronti della cultura e del libro. E il nostro sistema, che è proprio incentrato su questa trimurti, la chiamava così Tullio De Mauro, lezione frontale, compito a casa, interrogazione verifica, è fallimentare, è palesemente inadeguato. La scuola italiana purtroppo è vertice delle classifiche mondiali per il tasso di analfabetismo funzionale che caratterizza i nostri diplomati. Cioè, noi abbiamo diplomati, cioè
persone che hanno trascorso buona parte della loro vita a scuola o a svolgere i compiti dalla scuola assegnati, che arrivano all'università sprovvisti delle competenze essenziali. Tant'è che pare sia stato due anni o solo, 600 docenti universitari hanno scritto al Ministro, al Parlamento, forse anche al Presidente della Repubblica, lamentando il fatto di dover organizzare dei corsi di recupero delle abilità proprio funzionali, quelle più elementari, leggere, scrivere, far di conto, che inizialmente erano rivolte agli studenti stranieri e che adesso hanno dovuto estendere anche agli studenti italiani. Quindi questo sistema chiaramente non funziona. Quindi c'è un danno irreparabile, nel senso che noi priviamo i ragazzi, che saranno appunto gli uomini e le donne di domani, di strumenti essenziali, non solo per l'acquisizione di conoscenze e competenze significative, ma anche per una partecipazione consapevole. Si parla appunto di competenze di cittadinanza. Noi abbiamo dei ragazzi che sono sprovvisti degli strumenti essenziali, quelli che appunto permetterebbero di fornire alla società contributi di rilievo e nutrire un proprio progetto di vita. Ma la situazione è ancora peggiore, interrompimi quando vuoi. Mi fermo sullo svantaggio. I compiti sono anche discriminanti, nel senso che aggravano lo svantaggio di chi sia più svantaggiato. Cioè chi abbia genitori colti, affettivamente diciamo presenti, rispetto allo svolgimento dei compiti è sicuramente avvantaggiato nei confronti del compagno o della compagna che invece non abbia di queste risorse private, familiari. Quindi paradossalmente il giorno dopo i compiti chi è svantaggiato lo è ancora di più, quindi aggravano la situazione di svantaggio e sono discriminanti non solo perché debilitano ulteriormente il livello di autostima dei ragazzi più bisognosi, quelli che nella scuola dovrebbero trovare un'opportunità di affrancamento e di emancipazione rispetto a una situazione di partenza non ottimale. Sono discriminanti anche perché indiscriminati, cioè si danno a tutti i bambini e i ragazzi della classe gli stessi compiti. Ora, per un bambino, un ragazzo, un compito può essere un impegno di mezz'ora, per un altro un impegno di 3 ore, per un altro ancora un impegno insostenibile, che lo espone ovviamente poi al biasimo e che lo affligge, lo avvilisce tanto più nel confronto con i compagni che invece siano più capaci o che siano più sostenuti, perché il ricorso alle lezioni private in Italia, che è un'ammissione patente di fallimento del sistema scolastico, è spaventoso, insomma, è un business milionario, peraltro in nero, quindi è anche abbastanza immorale come pratica. Ma non tutti sono nella condizione di poter offrire un supporto a chi dalla scuola dovrebbe trovare invece maggiore accoglienza e maggiore sollecitudine. Quindi no, c'è anche perché costano tantissimo, le lezioni private costano tantissimo. Infatti, non tutte le famiglie sono in grado di sostenerlo, ma non è neanche nemmeno giusto. Cioè, nel momento in cui un insegnante consigli, e non capita di rado, a uno studente o alla famiglia di ricorrere a lezioni private, ammette il proprio fallimento come docente. Dopodiché, è vero che gli insegnanti operano in condizioni di estrema precarietà, il fenomeno delle cosiddette classi pollaio, il programma che non esiste più e che invece si ostinano a perseguire con un accanimento quasi necroscopico tutti gli insegnanti italiani, cioè ci sono difficoltà logistiche, insomma di penuria di risorse, no, in questo periodo in realtà ne abbiamo risorse anche finanziarie, però è anche vero che questo tipo di sollecitazioni, così come il tasso inverecondo, cioè scandaloso, di mortalità, di dispersione scolastica, cioè di ragazzi che abbandonano la scuola, anche qua tassi davvero indegni di un paese civile, significano inequivocabilmente il fallimento del sistema.
cioè scuola italiana. Infatti, non... ho i dati, ho recuperato dei dati appunto sull'abbandono scolastico e c'è una relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione per il 2020 che dice la percentuale di giovani nella fascia di età compresa fra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione è stata del 13,5%. E dice che anche se la curva di dispersione sembra impiccata verso il basso, perché addirittura nel 2018 era il 14,5%, ma nel 2009 eravamo al 19%. Questo articolo diceva che siamo comunque lontani dal 10%, che sono le indicazioni europee. Sì, 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 purtroppo siamo in questa condizione tristissima. E la cosa sconcertante è che di questo problema, generalizzo per comodità di esposizione, io ho conosciuto insegnanti eccellenti e la scuola si regge sulle spalle, spesso anche gracili, di questi insegnanti che si impegnano ben oltre gli obblighi di servizio con una dedizione a volte eroica. Quindi onore e gloria a chi operi in questo senso, in questo modo. Però la tendenza è a considerare la scuola un servizio autoreferenziale, ma neanche un servizio, diciamo un'attività autoreferenziale. Cioè la scuola ha senso in quanto tale, non perché garantisca agli studenti autentiche opportunità di promozione, di formazione, anche semplicemente. No, il principio inconfessato, spesso inconsapevole, si può riassumere così. La scuola è giusta semmai gli studenti sono sbagliati. E in effetti la scuola soffre profondamente di questo male e si chiama autoreferenzialità, nel senso che non rimette in discussione i propri paradigmi, le proprie logiche, le proprie pratiche, i propri rituali, a cominciare dai compiti. Semplicemente eroga questo servizio, questo di servizio standardizzato. Dopodiché, se lo studente riesce ad adeguarsi, perché è nelle condizioni di poterlo fare o è sostenuto adeguatamente e quindi riesce ad adeguarsi per questo, bene, altrimenti viene espulso. È la logica già denunciata da Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani diceva che la scuola funziona come un ospedale al contrario, che cura i sani e respinge i malati. Purtroppo è così, la scuola italiana non funziona, pare, non funziona più nemmeno come ascensore sociale. Nel senso che, semmai, ecco, aggrava la condizione di chi sia più debole. Ma c'è una carta internazionale di diritti dell'infanzia. Sì, sì, è un riferimento tanto più importante, è tanto più importante ricordarlo oggi perché ricorre la data di recepimento da parte dello Stato italiano di questa convenzione dei diritti dei bambini e dei ragazzi, a cui io faccio spesso riferimento, in particolare all'articolo 31, che riconosce a bambini e ragazzi il diritto al tempo libero, al riposo, al gioco, alla ricreazione, che i compiti invece impediscono. È un diritto violato attraverso questa che è una pratica dissennata. Tra l'altro, quando si parla dei compiti, tendenzialmente si pensa alla secondaria di secondo grado, no? Alle superiori. Ora, nelle scuole a tempo pieno italiane, cioè scuole che sono frequentate da bambini tra i 6 e gli 11 anni, dopo 8 ore di immobilità forzata in aule più o meno confortevoli e sovraffollate, ad ascoltare insegnanti, una pletora di insegnanti che parla di cose più o meno comprensibili e sensate, quindi dopo 8 ore di questo trattamento, a questi bambini, sono bambini, a quell'età sono bambini, si assegnano compiti tutti i giorni, nel weekend e anche durante le vacanze. Quindi c'è un accanimento morboso che rasenta la crudeltà mentale. Come si fa a capire che dopo 8 ore di scuola un bambino deve poter fare altro? Ricrearsi, coltivare i propri interessi, rimanere coi genitori, insomma. No, che non può essere ulteriormente afflitto da... Cioè, nessun lavoratore accetterebbe un maltrattamento simile. Invece si danno compiti tutti i giorni, nel weekend e durante le vacanze. È veramente una violazione gravissima di questo diritto che non dovrebbe essere nemmeno rivendicato. Insomma, qualsiasi persona di buon senso in teoria dovrebbe capirlo che non ci si può accanire in questo modo. E invece succede in moltissime scuole italiane.
Queste statistiche sono state fatte su dati prima della pandemia. Noi abbiamo visto in questo anno, nel 2020, che la scuola si è dovuta per forza digitalizzare con la didattica a distanza. E cosa è successo in quest'anno? Cioè, cosa ci dovremmo aspettare come statistiche del 2020? Ma io non credo che le, però veramente questo è un azzardo, non la sostengo, come dire, come una posizione meditata, però non credo che saranno così drammatici i danni arrecati alle creature da questo forzato distanziamento. Cosa è successo? È successo questo, che gli insegnanti che già lavoravano, come dire, in modo didatticamente evoluto, quindi valorizzando il soggetto in apprendimento, cercando di promuovere una partecipazione attiva da parte del singolo e nel gruppo, attivando quindi delle metodologie basate sulla cooperazione tra pari, hanno fatto ottimo uso anche del supporto digitale. Quindi hanno, con una modalità diversa e sfruttando le potenzialità del mezzo, sono riusciti a non, come dire, a non abbandonare gli studenti a loro stessi. Cioè, diciamo che la stessa filosofia che praticano quotidianamente in aula sono riusciti a tradurla. Chi invece pratica una didattica di tipo burocratico, basata appunto sul nozionismo più becero, sulla verifica quantitativa del risultato, che spesso non esprime la complessità e il pregio delle risorse di cui sono portatori gli studenti, ha fatto un uso becero del mezzo, quindi trasferendo le stesse modalità cattedratiche utilizzate in classe sul PC, quindi con tutti i problemi che questo comporta, perché viene meno persino l'interazione in molti casi tra lo studente e il docente, e sicuramente tra i pari, e sono questi gli studenti che ovviamente hanno sofferto di più. Non credo che siano irrecuperabile questo eventuale gap. Sono convinto che chi ha fatto buon uso della didattica a distanza continuerà ad operare secondo appunto i principi che ne hanno supportato l'attività, insomma, da sempre, ecco, a prescindere dalla peculiarità del mezzo. Comunque c'è una mamma, Fabia, che dice: basta anche esami a settembre, soprattutto in pandemia dovrebbero promuovere tutti. Sei d'accordo? Ma io ora non, forse è un falso problema quello. Credo che si debba riconoscere l'eccezionalità di questa situazione e praticare, al di là della retorica, praticare davvero una didattica accogliente e non solo inclusiva. Quello che è successo, almeno in molti casi, è che è sembrato, e non solo agli studenti, che i professori fossero in agguato, in attesa del rientro, per poter nei pochi giorni a disposizione concentrare verifiche e compiti da svolgere. Per cui c'è stato un fuoco di fila che semmai ha debilitato ulteriormente questi bambini, questi ragazzi, che già sono reduce da una situazione di obiettivo disagio, insomma, il distanziamento, l'impossibilità a ritrovarsi con i compagni, e che subissati di compiti, tra l'altro, perché non è che si sia sospeso, l'abuso di questa pratica didatticamente aberrante. Quindi subissati di compiti, impegnati per ore davanti allo schermo del computer, che appena rientrati a scuola sono stati sottoposti a verifiche incessanti, ma una verifica, più verifiche al giorno addirittura. Ora,
tutta questa retorica sul mettiamo i bambini e i ragazzi nella condizione di potersi ricomporre, di rigenerare, di ristabilire il contatto, poi si scontra con comportamenti che sono, insomma, sono proprio di segno opposto. Sì, ma sono di segno opposto, una logica burocratica di semplice controllo. Io credo che sì, un atteggiamento di generosità nei confronti degli studenti, che sicuramente sono provati da una situazione che è stata difficilissima anche per gli adulti, credo che sarebbe commendevole, ecco, non mi scandalizzerei. E infatti Fabia conferma, 6 verifiche e 4 interrogazioni in 6 giorni, non appena hanno rimesso piede a scuola. Sì. Effettivamente anche la figlia di una mia amica ha fatto una settimana assurda quando è rientrata. Sì. Davvero, sembrava in agguato i professori, e poi sia il benessere, i poveretti hanno sofferto, e poi quando arrivano a scuola li massacriamo in questo modo, insomma. Ma qual è la posizione in generale degli insegnanti? La maggior parte degli insegnanti vuole mantenere questa pratica dei compiti a casa oppure sono favorevoli al cambiamento? No, è una battaglia persa. Io ho scritto il mio primo libro, Basta Compiti, nel 2012, quindi mi occupo da una ventina d'anni di questo problema, e, con risultati a dir poco frustranti. Sono riuscito, io ho creato 2 gruppi Facebook, Basta Compiti, che è un gruppo pubblico aperto, e un gruppo tecnico docenti e dirigenti a Compiti Zero, che raccoglie appunto soprattutto insegnanti che non assegnano compiti. La cosa singolare è che ci sono anche insegnanti della secondaria e di secondo grado, cioè insegnanti di liceo che insegnano, che so, filosofia, storia e tecnologia, esistono. Esatto, esistono, e sono, però sono una sparuta minoranza, ed è difficilissimo compiere una scelta che tra l'altro determina una sorta di rivoluzione copernicana nell'insegnamento. Quindi è più che una riforma, è una piccola rivoluzione a costo zero, non solo, ma che non richiede nessun tipo di autorizzazione. Qualsiasi insegnante in qualsiasi momento può decidere, perché rientra nelle proprie facoltà, nella propria discrezionalità professionale, può decidere di non assegnare compiti senza richiedere, che so, l'autorizzazione al dirigente oppure acquisire una delibera da parte del collegio dei docenti. Rientra nelle prerogative del docente, ma è difficilissimo farlo. Intanto perché abbiamo introiettato questo modello di scuola fin da quando la scuola l'abbiamo frequentata da studenti, no? E i professori e gli insegnanti, i docenti, sono stati ovviamente studenti prima di diventare docenti. E una scuola senza compiti ci sembra veramente un paradosso, non sembra possibile una scuola senza compiti. Quindi non si pone neanche il problema, i compiti si devono dare, è proprio un imperativo categorico. E quei pochi che si provino a non farlo, insomma, sono intanto più o meno mal tollerati, più o meno palesemente mal tollerati dai colleghi, a volte sono proprio osteggiati dai colleghi. Ma di sicuro incontrano, sì, è frequentissimo, anche perché sai, è un comportamento totalmente difforme dal proprio, che significa la quasi totalità dei docenti, quindi sei un diverso, che fai una cosa un po' strana, quindi i casi sono 2, o ho ragione io che do tanti compiti, oppure hai ragione tu che non ne dai, quindi la cosa è sicuramente, come dire, problematica, ma forse l'ostacolo maggiore sono i genitori. I genitori non è che chiedano i compiti alla scuola, li pretendono, li considerano un indicatore di serietà dell'insegnante, di qualità della scuola. Più compiti si danno, più seria è la scuola, no? Ma anche se si fa fatica a seguire i bambini, sì, anche se ricordo la fatica che ho fatto a seguire, lavorando e seguire i compiti dei miei figli, quando erano piccoli poi. Sì, ed è uno dei punti del manifesto, il fatto di pretendere dai genitori... come dire, che svolgano i compiti che in realtà dovrebbero essere degli insegnanti, cioè insegnare e imparare ai propri figli e aiutarli nello svolgimento dell'attività. Quindi sì, c'è questo problema che è difficilissimo, qualcuno ci riesce ed è veramente un'impresa epica. Un eroe. E eroica, eroe. Sì, qualcuno ci riesce, ma con estrema difficoltà. Veramente è un comportamento anomalo, che quindi io lo capisco, che quindi preoccupa i genitori, ma come, poi quando andranno alle scuole medie, poi quando andranno alle scuole superiori, ma se non si abituano fin da piccoli a fare tanti compiti, insomma, cioè è un atteggiamento più che comprensibile. Quello che sconcerta è che non lo capiscano gli insegnanti.
Ora, guarda, giusto questo riferimento culturale. Quando Michael Moore, regista premio Oscar di Bowling and Columbine, si è posto questo problema. Come mai negli anni 50 le scuole statunitensi erano pessime, e le scuole, così come le scuole finlandesi, e adesso le scuole finlandesi sono tra le migliori del mondo? Allora lui ha partito con la sua troupe, è andato a intervistare il ministro dell'istruzione svedese dell'epoca. Cito testualmente, la prima domanda è stata: qual è il segreto del vostro successo? La prima risposta del ministro dell'istruzione finlandese è stata: abbiamo eliminato i compiti. Non la seconda, la terza, la quarta, la prima risposta che ha dato è stata: abbiamo eliminato i compiti. E in effetti gli studenti finlandesi i compiti non li fanno, o magari sono impegnati che sono mezz'ora alla settimana. Gli studenti finlandesi fino a 7 anni giocano. Noi facciamo attività di prelettura, prescrittura e precalcolo nella scuola dell'infanzia a 5 anni, perché siamo isterici e compulsivi dal punto di vista pedagogico e didattico. In Finlandia fino a 7 anni giocano, fanno pochissimi compiti o non ne fanno proprio, e gli studenti finlandesi sono ai vertici delle classifiche mondiali per conoscenze e competenze. Quindi evidentemente si può fare una scuola senza compiti, e ne sono la dimostrazione vivente i docenti a compiti zero, che in Italia, perché di solito si dice certo in Finlandia il rapporto numerico è sicuramente più favorevole, hanno struttura, ed è vero, laboratori, formazione, benissimo, però i quasi 1000 docenti a compiti zero iscritti al nostro gruppo sono la dimostrazione vivente che si può fare una scuola senza compiti ottenendo risultati apprezzabili, nel senso che gli studenti di questi insegnanti hanno percorsi scolastici regolari, normali, si laureano. Guarda, qui abbiamo una dimostrazione vivente, Terry, che è un insegnante senza compiti, certo. E dice: è stata un'esperienza costruttiva, ho imparato come insegnante molte cose, i miei alunni felici di lavorare online, comunque si vede in quest'anno, l'autonomia è importante. E lei è un insegnante senza compiti, non bisogna far diventare i genitori surrogati degli insegnanti. Esatto. Ma io mi chiedo, se togliamo i compiti, bisognerà anche cambiare un po' la scuola, il programma scolastico, o no? Il modo di insegnarlo? Sì, questa è un'obiezione, mi fece anche Cerini durante un convegno. No, in realtà non è vero. No. Cioè, no, nel senso che non occorrono stravolgimenti proprio di tipo sistemico strutturale. Si può fare una didattica senza compiti anche mantenendo un insegnamento di tipo tradizionale, con alcune avvertenze. Premetto, quasi tutti i docenti a compiti zero praticano didattiche evolute, come Terry, per dire, Pegoiani, nel senso che è la didattica auspicata dalle indicazioni nazionali, che in Italia non segue nessuno. Gli insegnanti italiani, mi riferisco al primo ciclo di istruzione, elementari e medie per capirci, dovrebbero non attenersi, perché si tratta di indicazioni e non di programmi, non ci sono più, la scuola è autonoma, però avere come riferimento prioritario queste indicazioni nazionali. Ebbene, nelle scuole tendenzialmente non è che si facciano cose diverse rispetto a quelle previste dalle indicazioni, si fa proprio il contrario, ed è tristissimo perché le nostre indicazioni sono eccellenti dal punto di vista pedagogico. Quindi la maggior parte dei docenti a compiti zero pratica didattiche tipo cooperativo, quindi valorizzazione dello studente, motivazione intrinseca, quindi evitando il ricorso a esercitazioni artificiose, e va benissimo. Però io ho, come dire, avuto la fortuna, purtroppo soltanto un anno, di avere un insegnante, l'insegnante di mio figlio, che era un insegnante di italiano, e quindi insegnante di una materia curricolarmente molto forte, che pratica una didattica abbastanza, cioè, diciamo, tradizionale. Nel senso che lui dice: vabbè, sul libro di testo dobbiamo trattare questo argomento, bisogna leggere da pagina a pagina, che è un approccio non proprio dei più evoluti. Però non dà compiti a casa, perché anziché fare lezione fa studiare i suoi studenti a scuola. Quindi non è che faccia delle cose straordinarie, che adotti dei metodi particolarmente innovativi, nulla a che fare con Montessori, con Freinet, con Mario Lodi,
con Milani, non è una didattica molto tradizionale, semplicemente li fa studiare in classe. E io ricordo, cioè li fa leggere, dopodiché dice c'è qualcosa che non avete capito, poi qualcuno ha capito quello che il compagno non ha capito, quindi li mette in condizioni anche di interagire tra loro su contenuti che sono proprio quelli tradizionali. Io ricordo che all'assemblea dei genitori, io ho partecipato come genitori, molti genitori erano preoccupatissimi perché dicevano, ma come professore? Professore italiano che non dà compiti, poi chissà quando andranno alle superiori, il solito discorso. Come dire, siccome siamo tutti mortali, bisognerebbe cominciare, iniziare i bambini a scavarsi la fossa appena siano in grado di usare le mani, perché tanto siamo tutti mortali, allora facciamoci del male il più possibile, il prima possibile. Allora, quando di fronte alle comprensibili preoccupazioni dei genitori, lui ha detto, rispose così, ed è stata una risposta per me, come dire, di un'eleganza e di una semplicità, come dire, esemplari. Disse, ma se io non vedo quali sono i problemi che incontrano i miei studenti quando devono imparare quello che è previsto dal mio programma, come faccio ad aiutarli? Ed è un discorso di semplice buonsenso. La logica dei compiti è aberrante anche per questo, perché l'insegnante non c'è nel momento in cui ci serve il maggior bisogno della sua presenza, cioè quando gli studenti imparano a imparare, quando cercano di costruire, purtroppo abbandonati a se stessi o supportati da altri professori, pagati privatamente, quando cercano di costruire un metodo di lavoro, un metodo di studio. È a scuola che si deve imparare e soprattutto imparare a imparare, perché è lì che ci sono i tecnici, i professionisti dell'istruzione. Sì. Non può essere demandato ai genitori il compito principale. Paradossalmente, la scuola dei compiti non fa il proprio compito principale, che è quello di insegnare a imparare. Di mettere, per usare, si dice in gergo tecnico, di mettere gli studenti nelle condizioni di affinare, mobilitare le proprie competenze metacognitive, cioè di saper gestire la risorsa apprendimento. Ecco, la scuola purtroppo non fa questo, non fa la cosa più importante. Ma perché ci sono stati, tu prima hai nominato Don Milani, Montessori, no? E sono dei metodi di insegnamento che ora li insegnano in scuole private. Beh, le vorrei vedere scuole private dove si attuano davvero le pedagogie e le didattiche di cui dicevamo. Le vorrei vedere. Le scuole steneriane, per esempio. Le scuole steneriane sono le scuole steneriane, che io non, peraltro non, sulle quali non mi esprimo perché non le conosco in termini operativi. Io ricordo Grazia Honegger Fresco, però risale a Grazia Honegger, che è scomparsa di recente, lei è stata allieva di Montessori. Io ho avuto l'onore di incontrarla, una donna meravigliosa che ha scritto cose bellissime che cito spesso nei miei libri. E quando le chiesi all'epoca, sicuramente le cose saranno migliorate nel frattempo, e poi era una battuta, quindi anche questa è una generalizzazione ingenerosa. Quando le chiesi, grazie, ma le scuole montessoriane in Italia? E lei rispose, quali scuole montessoriane in Italia? Quali? Anche dove? Lei? Anche lei? Sì. Perché ci sono delle scuole che adottano i metodi e i materiali Montessori, ce ne sono molte. Sì. Ci sono anche scuole che praticano la pedagogia montessoriana, che ad esempio non permette nemmeno di concepire l'idea del compito a casa. Ma sono una minoranza. Cioè lo slogan più famoso di Maria Montessori, aiutami a fare da solo, che significa per il docente, come dire, ridefinire il proprio ruolo in termini di regia educativa, non sono quello che ti trasmette la conoscenza, sono quello che ti permette di acquisirla la conoscenza. Io non ne ho viste molte in giro, cioè di scuole che funzionino secondo questo principio. E perché secondo te non vengono presi questi principi per la scuola classica, insomma, non vengono introdotti in tutte le scuole? Beh, in Finlandia li adottano. In Finlandia, parlo in Italia. Credo che, guarda, in Italia temo che ormai non ci sia quasi più traccia di Montessori, di Milani, di Lodi, di Rodari. Rodari che diceva, perché imparare piangendo è una cosa che si può imparare ridendo, no? Invece la nostra è una scuola della sofferenza, insomma, dell'impegno estenuante e più o meno tra l'altro produttivo.
Allora, ho dedicato un capitolo del mio ultimo libro a questo. Questo è un tema complesso, bisognerebbe avere tempo e spazio adeguati. Semplificando, noi siamo rassicurati dalla permanenza degli oggetti sociali per come li rappresentiamo. Cioè, se la scuola, se l'idea di scuola che abbiamo introiettato è quella per cui l'insegnante fa lezione, lo studente svolge il compito e poi io verifico il risultato, del quale il solo responsabile è lo studente, perché la scuola, proprio perché organizzazione autoreferenziale, non rimette in discussione se stessa. Sei tu sbagliato, semmai, no? Dovrebbe essere l'esatto contrario, le indicazioni parlano di tutt'altro, ma va bene. Nel senso che dovremmo declinare l'offerta in ragione di quelle che sono le possibilità, diciamo, di fruizione dell'utente. Facciamo l'esatto contrario. Se si cresce, come dire, avendo introiettato molto precocemente convincimenti, cioè principi, precetti di questo tenore, è un po' difficile poi scardinarli in modo, tra l'altro, così destabilizzante. Perché se avessimo, come dire, una struttura che supporta questo tipo di pedagogia e di didattiche, sarebbe più difficile, insomma, trincerarsi dietro, come dire, il modello burocratico trasmissivo. Ma siccome la scuola ha mantenuto, no, ha aggravato veramente questi connotati, diventa molto difficile fare cose strane, diverse, inconsuete, innovative, quindi probabilmente rischiose, proprio perché innovative. Guarda, nella scuola, in particolare la scuola italiana, funzionano bene i progetti che si muovono in una logica di tipo additivo, cioè che aggiungono, no? Facciamo un progetto per questo, va tutto bene, gli insegnanti sono recettivi, ma se si provi a rimettere in discussione i paradigmi, cioè i convincimenti più profondi e quelli più assiduamente praticati nelle scelte quotidiane, insomma, quelle apparentemente più prosaiche, e allora si incontra un muro di gomma, oppure ci si scontra con un'ostilità anche molto, molto aggressiva. Perché davvero, per molti insegnanti, questa la Tremurti di cui parlava De Mauro, afferisce a quella che è la dimensione identitaria. Cioè, se vengono meno quelle pratiche più o meno ritualizzate, un insegnante si trova smarrito, tanto più se è il solo in una scuola, in un collegio, a fare una scelta che appare assolutamente intollerabile alla quasi totalità dei colleghi. Quindi contro i compiti è una battaglia persa. Vorrei precisare una cosa. Normalmente mi si contesta, ma tu, sarà mica solo il problema dei compiti, il problema della scuola italiana? Sì, la scuola italiana ha tantissimi problemi. Io non ho mai sostenuto che il problema della scuola italiana siano i compiti. Quello dei compiti è un problema grave, sottovalutato, disconosciuto, che però si può risolvere facilissimamente. Basta volerlo. Quindi, e ne va della qualità della vita non solo scolastica di milioni, milioni di cittadini italiani, ancorché minori, che da queste pratiche sono fortemente, avviliti. Ci sono bambini che hanno paura di ammalarsi. Bambini che hanno paura di ammalarsi. Sono stressati. Certamente. Hanno paura di ammalarsi perché sanno che dovranno recuperare i compiti che sono stati assegnati durante il periodo di malattia. Bambini, una cosa bizzarra che sappiamo tutti, peraltro, e facciamo finta di ignorare, è che non solo i genitori si sostituiscono agli insegnanti nel compito più importante, quello di acquisire un metodo di studio attraverso lo svolgimento dei compiti, cosa che solo ai più fortunati accade, ma spesso sono costretti a sostituirsi non solo ai docenti, ma anche ai figli. Ci sono genitori costretti a fare il compito al posto dei figli, ma non perché buonisti e caritatevoli o mollaccioni, perché questi bambini arrivano alle 10:30, alle 11 di sera, distrutti, piangenti, e sanno che se non avranno finito il compito saranno redarguiti, sanzionati, e magari si alzano la mattina prestissimo per finire i compiti prima di andare a scuola. Insomma, è una condizione di disagio, questa sì, gravissima
e intollerabile, che non, veramente non ha, non, ha, non, non ha giustificazione, ma neanche a te, non ha tenuto alcuna. Sì, sì, veramente è una condizione di, come dire, accanimento nei confronti di queste povere creature, che non, è difficile spiegare proprio e comprendere fino in fondo. Tieni presente un'altra cosa. Ma perché non ne parla nessuno? Perché, come te lo dicevo prima, no, tieni presente un'altra circostanza interessante. Ciascuno degli... Intanto avevamo una scuola elementare, una buona scuola elementare, l'abbiamo devastata secondarizzandola, perché prima avevamo un insegnante unico, o i due insegnanti e funzionava benissimo, i due insegnanti del tempo pieno, e avevamo due libri, il libro di lettura e il sussidiario. Adesso ci sono bambini, io ho visto la foto qualche tempo fa di una mamma che l'ha mandata a basta compiti, i libri di testo di una, della figlia di terza elementare, 14 libri di testo. Bambino di terza, voglio dire, neanche mio figlio al liceo ha 14 libri di testo. Vabbè. Quindi c'è questa pletora di docenti che si occupano soltanto della propria disciplina, quindi che veicolano un sapere parcellizzato che non ha niente a che fare con i processi di apprendimento che si sviluppano naturalmente prima che la scuola se ne appropri colonizzandoli malamente. Ciascun insegnante dà i propri compiti come se fossero i soli da svolgere, neanche si parlano tra loro, non si accordano. Quindi poi si ritrovano già i bambini, e non solo i ragazzi delle superiori, con un carico di lavoro del quale non hanno neanche consapevolezza gli insegnanti, perché ciascuno dà i propri, come se gli altri non esistessero. Ed è una delle ragioni per cui ho proposto, laddove non sia impensabile l'eliminazione di questa pratica, almeno una regolamentazione. Nel nostro sito c'è un documento, si intitola Il Regola Compiti, dove io suggerisco di proporre al consiglio d'istituto, ai collegi dei docenti, al dirigente scolastico, quantomeno la regolamentazione, che si diano una misura agli insegnanti nell'assegnazione dei compiti, perché misura non c'è, purtroppo, neanche questo viene garantito. Ma il dirigente scolastico ha potere sugli insegnanti e l'assegnazione dei compiti? O... No, l'insegnante non ha potere proprio. Scusi, l'insegnante ha i pieni poteri, nel senso che la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita e protetta, come è giusto che sia, consente qualsiasi tipo di azione o inazione. Il dirigente scolastico non può nulla. Nel senso che risponde di tutto quel che accade a scuola, ma fondamentalmente risponde di decisioni che prendono altri, che siano il Parlamento, il Ministro, l'ente locale, il collegio dei docenti o il singolo docente, deve rendere conto delle scelte altrui. Quindi può giocare un ruolo di moral suasion, come il Presidente della Repubblica, nel senso di cercare di sostenere il più possibile i processi virtuosi, ma non può proprio imporre nulla a nessuno. E io ne sono il più fulgido esempio. Negli istituti nei quali ho operato come dirigente scolastico, nessun insegnante ha preso la decisione di non assegnare i compiti. Non mi è mai successo. Se sapesse che tu hai questo movimento. Sì, che peraltro io non ho mai sponsorizzato. Io credo fortemente nel rispetto dei ruoli. Però, come dire, alcune riflessioni, ad esempio mi ricordo che forse l'ultima circolare che ho fatto quando lavoravo in un comprensivo, raccomandavo, perché io non posso, il dirigente non può imporre proprio nulla a nessuno, raccomandavo di evitare di impedire la ricreazione ai bambini che si fossero presentati con i compiti non svolti o non svolti correttamente, perché per punizione in molti casi ai bambini era impedito di fare la ricreazione ed erano costretti a svolgere compiti che non avevano fatto a casa. Ma allora raccomandato semplicemente, come ad esempio nella stessa circolare raccomandavo di evitare di non svolgere l'attività motoria per punizione, perché c'era questa meravigliosa... Ti avranno odiato. Però insomma è una raccomandazione, quindi garbata, nel rispetto dei ruoli, perché a proposito di perversioni pseudopedagogiche, per punire i ragazzi si impediva loro di svolgere una delle attività
previste dal curriculum, cioè l'attività motoria, l'unica possibilità che avessero di muoversi veniva loro impedita come sanzione disciplinare. Allora, decidiamo, facciamo a turno. Allora, una volta non facciamo fare attività motoria, un'altra volta non facciamo fare per punizione matematica, un'altra volta non facciamo fare italiano per punizione, perché sono discipline che hanno pari dignità, però stranamente la pratica è questa. È perché gli altri si vede che hanno dei programmi più complessi da portare avanti. Semplicemente perché una punizione deve far soffrire, e l'unica, come dire, la sofferenza maggiore poteva essere procurata impedendo lo svolgimento dell'unica attività che consentisse di muovere. Che sadismo! Succedeva, ma sicuramente è successo solo in quell'istituto, non voglio credere che succeda altrove. Però era per fare un esempio. Era un esempio per dire che ho raccomandato, quindi che a proposito, se avessi potuto imporre, ecco, l'avrei fatto. Fabia dice, gli insegnanti dovrebbero insegnare a imparare, accendere le passioni. Invece Terry dice, i compiti creano conflitti con i genitori, con i fratelli. Ci sono fratelli che oltre ai loro compiti devono fare anche quello dei fratellini più piccoli. È vero, in casa mia in effetti c'era questo meccanismo che il più grande doveva aiutare il più piccolo che aveva difficoltà. Sì, ma è uno strazio, perché prima si parlava dello stress che procura agli studenti questo tipo di organizzazione, questo sistema un po' perverso, ma è uno stress che si estende alla famiglia. Nel senso che la maggior parte dei conflitti in ambito familiare tra genitori e figli, che significa spesso con i bambini più piccoli pianti, urla, punizioni, derivano dal mancato svolgimento dei compiti. Quindi è uno stress che inquina anche i rapporti tra genitori e figli. E ripeto, non c'è nessuno studio che abbia mai dimostrato che i compiti a casa sono utili o necessari. Addirittura si litiga tra genitori. Cioè genitori che litigano a causa dei compiti, perché uno un po' più permissivo che dice falla finita, non lo vedi, non ne può più, con la terza, sì, ma domani poi a scuola si trova lui da solo davanti all'insegnante, e si litiga persino tra genitori. È un delirio, veramente è un delirio inimmaginabile, se ci si astrae un attimo dal contesto nel quale siamo immersi. È follia elevata al sistema. Secondo alcune ricerche si può apprezzare un miglioramento rispetto alla prestazione, però puramente scolastica, nel senso che se ti eserciti a svolgere quel tipo di operazione, quando poi sei chiamato a farla hai maggiori probabilità di riuscire. Dopodiché passano 3 settimane, non ti ricordi neanche più come funziona. Però rispetto alla qualità dell'apprendimento non abbiamo dati certi, assoluti, nel senso che non c'è alcuno studio che dimostri in modo incontrovertibile che i compiti a casa garantiscano un miglioramento della prestazione. Quindi no, non ci sono dati scientifici, mentre ci sono studi che mostrano quanto sia problematico dal punto di vista anche psicologico, insomma, sostenere questo impegno che risulta sempre più oneroso per ragazzi che hanno tempi di attenzione anche molto, molto limitati rispetto a quelli che si potevano presumere qualche anno addietro, quindi che sono ancora più, in questo senso sono ancora più esposti e quindi danneggiati. Ma io spero che questo argomento, questa diretta venga condivisa, perché è un argomento veramente importante questo. E tra l'altro sul vostro sito avete anche una petizione, avete il link a una petizione che ha già raccolto 33.000 adesioni. Sì, siamo sulle 35.000, mi pare. 35.000? Mi pare, adesso cioè, il numero preciso non lo ricordo, però sì, siamo più o meno su quell'ordine di grandezza, che è una petizione che ha una funzione, come dire, un valore simbolico, nel senso che non si potrà mai ottenere un provvedimento di questo genere. Tanto perché numeri c'è da raccogliere? No, ma non è possibile. Cioè, per questo è una petizione il cui scopo è quello di sensibilizzare rispetto al problema.
Però non, nessuno può imporre, non c'è, non, se anche il ministro decidesse di abolire i compiti, non potrebbe farlo, perché come dire, è una decisione che attiene alla libera, insomma, alla libera scelta del docente, che opera peraltro in una scuola autonoma. Quindi non il dirigente scolastico, nemmeno il ministro potrebbe imporre una decisione di questo genere. Quello che stiamo cercando di fare attraverso questa petizione, sulla piattaforma change.org, il titolo della petizione è Basta Compiti, è quello di sensibilizzare, perché la petizione riporta i punti che dice, enunciati molto sinteticamente, riporta i punti che leggevi all'inizio, cioè le ragioni per le quali secondo noi sarebbe necessario, quantomeno nel primo ciclo di istruzione, cioè elementari e medie, sarebbe bene eliminare i compiti, insomma, ma non può avere effetti in termini di norme prescrittive. A questo proposito, gli unici interventi del Ministero sul problema dei compiti risalgono a un paio di circolari emanate negli anni 70, dove il Ministero, le sole volte in cui si è occupato dei compiti, raccomandava di non darli, ma non darli nemmeno nella secondaria e secondo grado, alle superiori. Quindi le poche volte in cui il Ministero si è espresso al riguardo è stato per raccomandare di non darli durante il weekend, di non darli durante le vacanze, no? Ecco, cosa bellamente ignorata da tutti gli insegnanti italiani, insomma, tra l'altro ci stiamo approssimando alle vacanze estive e ci sarà ancora una volta questa laiatura dei compiti per le vacanze che violano il diritto sancito dall'articolo 31 della Convenzione al riposo, alla ricreazione, al gioco, eccetera, eccetera, e che sono proprio un ossimoro. I compiti per le vacanze o sono vacanze o non lo sono. Se sono vacanze non puoi massacrare di compiti sti ragazzi che dovrebbero potersi in qualche modo rigenerare. È come se per gli insegnanti italiani le vacanze fossero non degli studenti ma degli insegnanti, perché gli unici a godere delle vacanze degli studenti sono gli insegnanti. Due mesi, che no? Arrivano, come? Due mesi, fanno due mesi? Eh sì, sì, che poi anche qui l'obiezione classica, ah ma noi prepariamo le attività dell'anno, è vero, sono invece molti insegnanti che passano parte anche delle loro ferie, che sono 30, sono un mese, poco più di un mese, come tutti i lavoratori, le trascorrono per preparare i materiali e ce ne sono, però è una libera scelta dell'insegnante. Invece agli studenti, e le vacanze sono degli studenti, altrimenti non avrebbe senso la definizione di un calendario scolastico, gli studenti sono impediti al godimento di quello che dovrebbe essere un loro diritto. Infatti secondo me i compiti per le vacanze sono illegittimi, quantomeno, perché appunto sono subissati di esercitazioni varie, giustificate, questo è meraviglioso, giustificate di solito in questo modo: se non si esercitano durante l'estate dimenticano tutto quello che hanno imparato. Si sente spesso dire dagli insegnanti, che è una dichiarazione inquietante, perché è un'ammissione patente di incapacità professionale. Se in due mesi uno studente che ha frequentato per un anno e passando buona parte della sua vita a svolgere compiti a casa dimentica tutto quello che ha imparato, vuol dire che ha insegnato proprio male, Vuol dire che come insegnante sei un fallimento totale, perché se in due mesi si dimentica tutto vuol dire che si è imparato poco, si è imparato male o non si è imparato nulla. E allora sarà responsabilità dello studente? Sì, forse anche responsabilità dell'insegnante. Anzi, la mia proposta era questa. Era, gli insegnanti che danno i compiti per le vacanze dovrebbero rendersi disponibili a svolgerli a scuola con i loro studenti. Questa è una bella proposta. Sì, e sono sicuro che sparirebbero dalla nostra vista i compiti per le vacanze. Penso anch'io. Allora, io chiuderei questa diretta con Terry che dice: ho fiducia nel futuro, spero che il lavoro del professor Parodi e di tutti quelli che credono in questa missione porterà un cambiamento. Un giorno i docenti arriveranno a comprendere. Qualcosa sta cambiando, hanno tolto i voti alle elementari e presto anche alle medie, stanno nascendo scuole nel bosco, scuole senza zaino e così via. E io il mio augurio che faccio a voi che portate avanti questa missione è che tutti gli insegnanti come Terry contagino gli altri insegnanti,
perché alla fine è quella categoria, no, che deve cambiare per far cambiare il sistema. Sì, sì. È un auspicio al quale mi associo ed è la ragione per cui ho creato questo gruppo docenti e dirigenti a compiti zero, con la speranza di una positiva contaminazione, ma come può confermare qualsiasi insegnante, no, è cosa assai ardua, ma non smetteremo di impegnarci. Non smettiamo. E in chiusura ti chiedo di lasciare i dati del sito, tutti i riferimenti dei gruppi. Sì, dunque, sono quelli che ho già menzionato. Abbiamo questi due gruppi Facebook, Basta Compiti, che è un gruppo aperto, e Docenti e Dirigenti a Compiti Zero, che invece è un gruppo chiuso riservato agli insegnanti e ai dirigenti. Abbiamo la petizione su change.org, stesso nome, Basta Compiti, e questo sito molto, molto interessante, forse è l'archivio più completo, più ricco al quale si possa avere accesso, che è www.bastacompiti.it. Ecco, io a chi volesse approfondire, ma anche per capire quali sono i principi e i valori che sottende questa scelta, ecco, credo che potrebbe trovare, riscontri significativi nel materiale che abbiamo raccolto. Bene, io poi scrivo tutti i link, ma ci sono, mi sembra, nel post e anche dei tuoi libri, sì. dove trovarli, perché penso che sia importante anche leggere i tuoi libri, che hanno tutti i riferimenti anche delle ricerche, della tua esperienza di tutti questi anni da docente, da pedagogista, non pedagogo. No, ma i pedagogisti sono gli accademici, io sono solo un dirigente scolastico. Io mi sono occupato di ricerca e formazione, ma sono un dirigente scolastico. Bene, grazie mille Maurizio per tutto quello che hai detto ai nostri spettatori, e voi grazie per aver partecipato, e mi raccomando, condividete la diretta. Grazie mille, grazie mille a tutti. Grazie a te, un saluto a tutti.